Garantire a tutti il diritto di studio tramite la raccolta di materiale scolastico da donare a chi ha difficoltà economiche. Questa l'iniziativa portata avanti dal Team Vota. Già questa mattina in tanti hanno donato, chi lo ha scoperto passando davanti, chi tramite i social. Il Team Vota assiste numerose famiglie rimminesi. Quest'anno l'obiettivo si allarga anche al supporto di scuole e associazioni. I volontari raccolgono zaini, quaderni, astucci, matite, penne, cancelleria varia e materiale per la geometria, per l'inizio scolastico ormai alle porte. È una spesa molto importante per le famiglie riminesi in difficoltà economica e che spesso sottovalutiamo. Oggi lo facciamo qui in sede, prossima settimana lo faremo anche nei centri commerciali. È un buon successo, quindi la città sta rispondendo bene, però abbiamo veramente tanto bisogno perché le famiglie sono numerose. Sono venuta a conoscenza di questo progetto tramite i social e spero appunto che, cioè, ho deciso di donare perché io mi ricordo che quando andavo a scuola era sempre un'emozione andare a prendere tutte le cose in cartelleria, tutte le cose nuove per iniziare l'anno scolastico, e voglio che tutti poi possano avere questa opportunità. Quindi ho preso un po' di cose mie che ovviamente non uso più e le ho portate qua. Bisogna essere grati di avere associazioni come il Team Vota che oggi ha deciso di avviare questa raccolta di materiale scolastico per i bambini, che insieme alle istituzioni ovviamente cercano di rendere le condizioni diciamo più uguali e per tutti quanti gli studenti. Anch'io ho una bimba che va a scuola e quindi ho pensato di condividere, insomma, e mettere in circolo affinché tutti possano avere le stesse opportunità. Durante tutte queste attività e queste giornate di raccolta saranno aperti i tesseramenti per quest'anno associativo e per il prossimo. E vi aspettiamo in tanti perché ci serve sempre una mano per aiutare le famiglie in difficoltà delle nostre associazioni e per tutte le nostre iniziative. A ottobre 19 raccoglieremo cibo per gli animali per aiutare dei canili di Rimini e a dicembre avremo di nuovo il nostro evento, diciamo con cadenza biennale, sarà il Toy Story, quindi raccoglieremo giocattoli da dare alle nostre famiglie e alle famiglie che seguono anche altre associazioni del territorio. Io abito qui di fronte e vedo che fate tantissimo lavoro, tantissimo aiuto. E per quel che posso mi aiuto. Ciao! Ciao!